Amici, benvenuti all'opera del lunedì. Oggi ho individuato un dipinto non forse di immensa fama, ma in verità rilevante nella storia della pittura occidentale. Si tratta di una natura morta, conservata al Museo del Prado, firmata e datata da un artista il cui nome forse non sarà celeberrimo, ma è significativo. Di chi si tratta? L'autore è. È Juan Sanchez Cotan e la data iscritta sul quadro è 1602. Questa data è interessante per una serie di considerazioni. Sappiamo bene che tutte le opere, perlomeno quelle di livello, prodotte tra Italia, Spagna, in questo caso siamo in Spagna, Francia, Paesi Bassi, Area Germanica. Tutte le opere di pittura e non solo di pittura prodotte nei primissimi anni del 1600, diciamo tra il 1600 e il 1607, 8, 10, per una serie di motivi che certo non staremo a illustrare adesso, hanno assunto, nella dinamica generale della storia dell'arte occidentale, un peso, una rilevanza, una emanazione di messaggi, di informazioni di bellezza particolare, peculiare. Sappiamo bene che ogni inizio di secolo nella storia dell'arte, e non solo dell'arte, è contraddistinto da novità, nuove idee, nuovi spunti, nuove sollecitazioni. E, e l'arte naturalmente tanto più grande è quanto più innovativa è. Sempre è stato così e sempre così sarà. Come se un orologio mentale singolare avesse accompagnato gli artisti, stimolandoli a creare il nuovo in connessione ai nuovi secoli, ai nuovi inizi. Sono poi mere convenzioni, non è che l'anno 1600-1601 è davvero l'inizio di qualche cosa, è semplicemente una scansione del tempo. Formalizzata in un certo modo. Eppure, quella formalizzazione ha sempre inciso profondamente sulle menti degli esseri umani. La natura morte di sanchez cotan è prima di tutto un capolavoro strepitoso, e questo si vede: è una sorta di pittura metafisica ante litteram. In una sorta di nicchia si dispongono frutte. Uccelli morti, quindi cacciagione. Il tutto dipinto come se l'artista avesse, avesse creato una sorta di vuoto pneumatico nella atmosfera che va poi a rappresentare. Per cui le cose, le frutta, appaiono come connotate da una percezione. Ancor più forte di quella che si ha nella realtà vera, la presenza delle cose dipinte è più forte della presenza che si avverte guardando quelle cose nell'esperienza reale: la nicchia che il pittore ha dipinto. Che cos'è una finestra, un vano di un'architettura? Non è chiarissimo. Anche perché le cose spiccano proprio in quanto il fondo è assolutamente nero, fisso, nella sua oscurità. Si potrebbe dire ma è chiaramente una, un influsso caravaggesco, insomma, che... però c'è una cosa da dire, che questa potentissima astrazione se mi è consentito questo termine, per cui le cose sono si sì rappresentate con una evidenza allucinante e nello stesso tempo come se ne venisse estratta la quintessenza geometrica che è contenuta nelle cose stesse. Le mele messe in quella curiosa sospensione che calano dentro lo spazio, la stessa cosa per i limoni, gli uccelli appesi come era normale nei negozi, vero? Dove, dove, dove nelle macellerie, dove, dove venivano venduti. Gli ortaggi poggiati a uscire fuori quasi dal quadro, sporgono, alcuni sporgono dal bordo, vengono avanti. È un misto di allucinante evidenza visiva e astrazione concettuale, una dimensione fenomenale che è alla base di tanti aspetti della cultura figurativa occidentale ancora oggi. Ora oggi noi dibattiamo, e del resto sempre verrà dibattuto, rispetto all'arte figurativa, qual è la componente di astrazione e qual è la componente di concretezza che si trova nell'opera d'arte figurativa in sé per sé. Non è questione di astrattismo o, o, o pittura figurativa, è questione di concetto. In ciò che noi vediamo viene allo stesso tempo la verosimiglianza e, e l'astrazione geometrica. Le forme della natura, naturalmente non sono rigorosamente geometriche, ma la, la, la geometria, il, il cerchio, il, il quadrato, il triangolo, sono latenti dentro ciò che noi vediamo. Ora, Sanchez Cotan è stato uno dei primi pittori in assoluto nella storia della cultura occidentale che ha formulato alcune nature morte di, di firmate ne conosciamo pochissime, soltanto due in buona sostanza, di datate soltanto una, quella del Prado che stiamo commentando, eppure questo nucleo piccolo ma altissimo qualitativamente di opere pone un, un, un quesito enorme all'appassionato d'arte. Ma è stato influenzato dal mondo caravaggesco, dalla pittura di Caravaggio, ma in realtà non risulta affatto. Juan Sanchez Cotan, è vero, è un pittore che nasce nel 1560 a Orgas, un, un, una, un piccolo insediamento nell'area di, di Toledo, e, e muore a Granada nel 1627. Ha eh, dieci anni di più, del, anzi 11 se vogliamo, del Caravaggio, che è nato a, a Milano probabilmente nel 1571. Quindi eh, non è poi così probabile che un artista eh, più anziano venga influenzato così tanto da uno più giovane. Ma a parte questa considerazione, ma non risulta da nessuna parte che Sanchez Cotan sia venuto a studiare a Milano, eh, in Italia, abbia visto le opere del Caravaggio. Quindi no, questa, questa impronta che per noi è caravaggesca, ma da dove viene veramente? Come è stata concepita? Poi c'è un'altra stranezza. Sanchez Cotan nasce in realtà come pittore religioso, ritrattista, di ottima qualità, ma abbastanza nel solco di una tradizione che anche nella cultura spagnola della seconda metà del Cinquecento era viva e vegeta. E tuttavia arriva a questa forma pittorica quando è già grande d'età, nel 1602 a 42 anni. Eh, non si capisce bene attraverso quale percorso. Si sa che a un certo punto entra nell'ordine dei certosini, diventa un religioso. E... E i certosini sappiamo bene che sono un ordine religioso all'interno del quale vi è tutta una linea di pensiero e di comportamento che va un po' in quella direzione della contemplazione incantata, del silenzio, della interiorità che però viene proiettata all'esterno con quell'evidenza eh, quasi allucinante. Era nato a Orgas e sicuramente da giovane deve aver visto e apprezzato moltissimo alcuni lavori del sommo pittore El Greco. Tutti coloro che studiano la storia dell'arte conoscono benissimo il capolavoro che si trova a Toledo, quindi nella zona del nostro Sanchez-Cotan, l'entierro del, San del conte di de Orgaz, eh, il seppellimento del conte di de Orgaz, il capolavoro supremo di El Greco. Questo pittore, Domenico Teotocopulos, detto il greco perché è nato a Candia e poi andò a studiare, andò a, studiare a Venezia perché quell'isola greca a quel tempo era nei domini veneziani, quindi lui era sostanzialmente di cultura, diciamo, veneta. Ecco, bizantino-veneta, poi evolve molto rapidamente dopo il contatto con Venezia e poi arriva in Spagna dove diviene il principe dei pittori spagnoli e l'intero del conte del Gas è questo enorme e effettivamente mirabile dipinto. Che si conserva nella, a, a Sant'Ome a Toledo, dove quel tipo di pittura che coniuga una evidenza naturalistica allucinante, i, i ritratti dell'entierro del Conte di Orgazzo sono tra i più celebrati dell'intera storia della pittura universale, per la loro spettrale evidenza, acutezza vero, e, e penetrazione dello sguardo, unita a una sorta di metafisica della pittura, una sorta di di descrizione delle persone e delle cose naturalistica ma oltre il naturalismo e, e tutto questo negli anni, e eh, il greco consegnò quel dipinto sembra nel 1588 allora è interessante pensare alle date nel 1588 Juan Sanchez Cotan che era in quell'ambiente aveva eh, 28 anni se, se non vado errando eh, e questo è molto interessante, era nel momento culminante della sua giovinezza, deve essere rimasto profondamente colpito dalla potenza spettrale della pittura di El Greco e di ciò che intorno a El Greco girava. Ha tratto da lì l'ispirazione che lo porta a questa, a questa improvvisa punta formidabile di naturalismo metafisico e che poi ha influito enormemente nel, nel futuro della storia dell'arte occidentale, non si sa eh, che ci possiamo fare.